Mister, possiamo dire che in classifica è tornata a 9 punti perché questa partita l'avete vinta due volte, sia al suo tempo che adesso quando l'avete rigiocata 3-2. Sì, hai detto bene, l'abbiamo vinta un'altra volta con grande determinazione. Ci siamo messi testa bassa a lavorare durante le feste, attendevamo questa partita, i ragazzi erano concentratissimi, l'abbiamo di nuovo dominata, di nuovo la dovevamo vincere con più gol di scarto, invece come l'altra volta l'abbiamo vinta solo con un gol di scarto, e questo chiaramente mi dispiace perché le partite le devi chiudere in maniera giusta. Sono tre punti importanti per la salvezza, tre punti meritati perché l'avete dimostrato sul campo, anche perché proprio nel finale potevate arrotondare anche. La squadra è stata brava a reagire sia sull'1-0, siamo andati doppio vantaggio, sia sul 2-2. Io l'ho detto tra primo e secondo tempo che l'avremmo vinta perché c'era la voglia di vincerla, quindi ci dovevamo rimettere sotto, riorganizzarci, e la squadra io penso che ha creato anche un buon gioco. Purtroppo avevamo dei problemi perché loro sparavano solo la palla con il portiere, praticamente giocava De Torre contro il Morro d'Oro perché la palla a lui e lui sparava, quindi è normale che quando sparano sempre questi rinvii per la difesa non è sempre facile. Tre punti importanti per la classifica, ma soprattutto una squadra che ha dimostrato di avere una bella tempra mentale, perché l'avete vinta due volte questa partita, siete tornati in campo con grande determinazione e anche nel corso della stessa siete stati bravi a rimontarla. Sì, sì, i ragazzi sono stati forti, come gli avevo detto, ma io ero sicuro di questo, ero sicuro. C'era un po' di tensione perché è normale, quando la partita la devi rivincere, scontro diretto, c'hai i tre punti, te li levano, però sono stati bravi, hanno avuto anche una bella forza per ripartire in contropiede tante volte, io di questo sono contento, però vedo una squadra molto motivata che mi segue tantissimo, mi recepisce bene su tutto quello che stiamo proponendo. Adesso dobbiamo lavorare di più perché c'è da crescere, da migliorare proprio tanto tanto tanto, secondo quello che sono le mie idee, insomma.